Ciao ragazzi, benvenuti nel secondo giorno del rally della Catalunya. Oggi ci aspetta una tappa veramente impegnativa. Piove, quindi vediamo un po' come andrà a finire. Avanti così e si parte subito. Subito così, sinistra 3, a me sembrava un sinistra 1 quello, eh. O un sinistra veramente a gomito. Fatemi vedere un attimo qui. Ok, in questa seconda giornata dobbiamo fare due tappe speciali e poi abbiamo la power stage. Ma freniamo, quindi avanti. Non mi ricordo assolutamente quanti secondi avevamo di vantaggio, però avevamo sicuramente almeno un secondo abbondante. L'abbiamo preso, guadagnato un secondo e due forse. Ecco, adesso mi viene in mente quello. Quindi un discreto vantaggio ce l'abbiamo, non è moltissimo, però possiamo gestircelo al meglio, veramente. Tornante sinistra. Così, ottimo. Accelera, accelera. No. Giù nel burrone quasi, raga. Che cavolo è andata da quella parte la macchina? Non lo so. Abbiamo rischiato tantissimo, veramente. Vediamo di concludere questo rally e sono veramente stra curioso di vedere a fine campionato, perché ci manca soltanto un'altra tappa in Inghilterra, un'altra trasferta. Sono curioso di vedere che contratti ci propongono, se riusciremo ad avere il contratto della Volkswagen con la Polo, oppure con Mitsubishi, o con cos'è che c'era ancora, non mi ricordo ragazzi, c'era un altro contratto che non eravamo riusciti a prendere. E mi piacerebbe veramente tantissimo. Ditemi voi che macchine aspettate. So che moltissimi mi avevano detto di prendere l'Impreza, ma l'Impreza ragazzi fa schifo, cioè non nella realtà ma qua nel gioco, che poi le persone capiscono male. Nel gioco fa veramente schifo, perché non lo so ragazzi, come rumore, come tutto, non mi piace nella maniera più assoluta. Così. Poi nei rally veri Subaru dominava con Solberg in una maniera incredibile. Poi ci manca, è vero, le tappe in Svezia ci mancano da fare, in mezzo proprio a neve e ghiaccio, perché finora abbiamo fatto quelle di Monte Carlo. Sì, ok, è un po' con la neve, ma proprio la tappa nella neve, quella ci manca. E qua ci sono, quindi magari cambiando categoria, cambiando campionato, andiamo anche lì. Quindi tanta roba. Vai, fiesta, mi trovo veramente bene con questa macchinetta qua. Soprattutto col rumore. Destra 4, a fondo. Taglia in sinistra 5, breve. Ma no, non dovevo frenare. Pericolo, frena, incrocio, sinistra 1. Su, destra piena. Cavolo. Sentite che ho scoppietta adesso. Sinistra 5, chiuso. 30, occhio, che non prendiamo penalty. Ok. Taglio tutto, taglio anche il formaggio e lo speck se vuoi, eh. Su destra piena, in sinistra piena. Su cima, in sinistra 2, su destra 2, taglia, in sinistra piena. Cavacca, un po' più di curve, no? Sì, scrivetemi tutto quanto raga, perché questo gioco a me sta prendendo veramente tanto, ormai l'avete capito. Non ho ascoltato il navigatore, perfetto, però dai, non abbiamo perso tantissimo. Vai, che anche questa stage è completato. No, adesso mi ricordo, qua era pieno di tornanti. Se non ricordo male, se la mia memoria non mi inganna. No, porca vacca. Dai, poi c'era l'altro tornante. Tornante destro, su, destra piena, su, sinistra piena. Ok.
per sinistra 2 meno, breve, su, destra 2, breve, cavolo su, di curve strette. In sinistra 1 più. Ok. Su, destra 2, breve. Sto concentrando all'ennesima potenza, ragazzi. Non avete idea. Su, sinistra piena. Mentre in strada, se no prendiamo penalità e non voglio assolutamente beccarmi su, 5 breve, secondi. Su, sinistra 2, breve, in destra piena. No! Incrocio, sinistra 1 più. Su, destra piena. Avanti, avanti, su sto cavolo di bagnato. Su, destra piena, su, sinistra. Perché ho schiacciato il freno a mano? Per destra 1 meno, serrato, in sinistra piena, e completato. E completato. 5 secondi e 37. Non lo so, ragazzi, se saremo primi qua. Sì, un secondo e mezzo. Seconda tappa, ovvero quinta tappa siamo. E via, via. Prepariamoci destra subito con questo tempo qui cima, molto cupo, su, con le gomme non proprio perfette. Un secondo e mezzo è tantissimo, ragazzi, da dare a un avversario così in una tappa poi così lunga. Veramente tanta roba, ho guidato veramente bene, ragazzi. Lasciate tantissimi pollicioni su, guardate che scenari che ci sono. Veramente bello, bello, bello. Avanti, avanti, avanti. Destra 3 lungo, chiuso, in sinistra 2, su, destra 2. Ok. E se notate, dalle prime volte la macchina è sempre perfetta, riparo soltanto le gomme. Cioè, proprio dopo uno che si è abituato, dopo che abbiamo fatto miliardi di gare, finalmente non mi schianto più, non perdo più i pezzi della macchina in giro. Forse era bello anche quello. Scrivetemi magari voi anche nei commenti cosa ne pensate. Magari era bello vedermi schiantare a destra e a sinistra e avere tutta la macchina distrutta, ma poi i rally non si vincevano e quindi si rimaneva sempre a piedi e non è bello, non prendevamo contratti. Quindi magari è più bella la mia guida di adesso, molto più fluida, vi immergete di più nel gameplay. Cavolo, c'ho anche il cambio un po' giallo. Mannaggia, fortuna che dopo di questo andiamo ai box e ripariamo tutto. Per sinistra 2, breve, su, destra 2, breve. Su, destra 1, tieni, in sinistra piena. Cacca, vai così. Il 4x4, ragazzi, è veramente il top del top del top. Non si battono le macchine 4x4. Completato. Wow! Proprio abbiamo passato taccati lì. E andiamo, 4 centesimi, 4 secondi e 7. Ed eccoci giunti alla Power Stage, 100% asfalto, sole, 4 km 70. E iniziamo subito a incoronare questo sogno, ragazzi, di portarci a casa anche 50, questo rally di Spagna, che tanto l'avevamo già portato a casa con la Citroen. Però ci serve per avere, guardate quanto viaggia la macchina, un nuovo contratto, come vi ho detto, perché finora l'unico rally che abbiamo perso è stato quello dell'Italia in Sardegna. Quindi la Sardegna non porta molta fortuna, era veramente un rally difficile, molto difficile, soprattutto perché ogni giorno c'erano tre tappe speciali e le gomme là, wow, erano completamente distrutte in mezzo alle cave dove cavolo si gareggiava, era veramente un casino. E lì purtroppo non mi ricordo che posizione sono arrivato, ma abbiamo preso soltanto, dai, 10 punti, se non ricordo male. Eravamo arrivati ottavi, quinti, non mi ricordo più, raga. E a me queste gare qua in discesa mi fregano sempre, perché non so quando cavolo devo frenare. Oh là, finalmente ce l'ho fatta. Ci siamo già giocati il jolly. E da notare che non avevo ancora schiacciato neanche un rewind in questo rally qua di Spagna. Ho sempre fatto le gare così pure. Qua invece ho dovuto farlo perché non si poteva assolutamente perdere. Comunque abbiamo 4 secondi e 7. A meno che non guidi con i piedi, è veramente stradifficile che andiamo a perdere questo rally di Spagna. E mi fa molto molto piacere come cosa.
così avanti. Bello questo paesaggio qui, non mi dispiace per nulla. Tornante sinistro, su destra 2, tieni. Guarda qui che tornante! Cioè ragazzi, mi sto fomentando da solo. Spero che anche a casa voi gridiate, dai così, fate il tifo ragazzi. Incrocio, tornante sinistro, in destra piena, sinistra 2. Un po' più stretto qua, no? Porca vacca. Dai così, ma boh che era un tornante. Sinistra 2, breve, su, destra 2 meno. Vai, 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 avanti. Per sinistra 2 meno, su, destra 1, tieni, su, sinistra 2, a fondo. Fatta male, occhio lì. È meglio sempre, ragazzi, al posto che spingere giù come dei matti. Cavolo, non ero concentrato, qui stavo pensando a che cavolo dirvi. È meglio tirare su un attimo l'acceleratore e non schiantarsi, piuttosto che accelerare come dei matti e toccare, perdere più tempo. Meglio perdere quel centesimo che si leva l'acceleratore per riprendere subito, essere subito in carreggiata, che altro. Ok. Me l'hai detto te di tagliare, eh? Se prendo la penalità, cavolo, ti tiro fuori dalla macchina, navigatore. Cavolo, ti affetto in due. Tre minuti. Ah, cavolo, 3:01:07. Peccato. Speravo di essere sotto i 3 minuti, ma siamo sempre primi. Un secondo e 4, 6 secondi e 4. E avanti così, incoronati primi campioni del rally della Catalunya, raga. Guardate qua, 138 punti. Andiamo anche in prima posizione. Quell'altro è a 136, 131 e 130. E anche i primi qua, 185 punti. L'ultimo punteggio, magari per chi non lo sapesse, che c'era scritto Eric qualcosa, è il nome della mia squadra, ragazzi. Eric Camilli. Quindi anche come team siamo primi. E vi volevo far vedere che il prossimo rally, appunto, è questo della Gran Bretagna con la tappa speciale 1 da 2 km, poi la tappa speciale 2, poi c'è la 3 anche, questa qui tutta quanta ridita, e poi abbiamo la 4, la 5 e la 6. Veramente ottima cosa, e dopo avremo un nuovo contratto. Quindi ditemi subito che macchine magari volete che prenda, scrivetemi magari in quale contratto sperate che riusciamo ad andare. Scrivetemi tutto quanto, ragazzi, non so nemmeno quel cavolo che sto dicendo. Spero che il video comunque vi sia piaciuto. In descrizione trovate Facebook, Instagram, qua da Bistard è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video.